Io sono originario calabrese, sono nato in Calabria, precisamente a Vibo Valentia. Sono milanese d'adozione, da quando sono piccolino sono a Milano, quindi ormai vivo a Milano da 46 anni. Le mie esperienze sono iniziate nelle cucine di Gualtiero Marchesi, da lì ho avuto modo di conoscere grandi chef come Davide Oldani. Con lui ho collaborato nelle cucine di Qui Si Sana, al Giannino a Milano, e dietro suo suggerimento ho fatto un'esperienza di 2 anni all'estero, precisamente in Francia, tra Parigi e Monte Carlo. La decisione di lasciare la cucina tradizionale per entrare nel mondo dell'attività commerciale è stata Areas Italia. Sono entrato in azienda Alti Design Restaurant di Milano. Subito ho capito che avevano delle idee innovative, avevano voglia di portare la cura, la tradizione e l'attenzione nel dettaglio negli aeroporti. E da lì è nato anche il Michelangelo Restaurant, ristorante di punta dell'azienda. La mia cucina sostanzialmente è made in Italy, made in Italy, made in Italy, legata al territorio, regione per regione, prodotti e stagionalità. Tra l'altro negli ultimi 10 anni, da quando lavoro in Areas Italia, ho riscoperto che quello che cerca la gente, soprattutto in aeroporto, sono i prodotti del territorio. L'ambiente dell'aeroporto è un mondo affascinante. La clientela è molto esigente e spesso, per non dir sempre, ha i minuti contati. Se calcolo il valore al minuto rispetto ai ristoranti stellati al mondo, non c'è alcun ristorante che superi il mio di Linate. È per questo motivo che ci siamo inventati il menù a tempo, in modo tale da dare un'indicazione precisa al cliente sul minutaggio di servizio del loro pranzo.